pratica sono iscritto a un gruppo donne e uomini per conoscersi. Questo è un altro che un gruppo di morti di figa che venerano le donne. Specialmente qui i cessi, assurdo. Posso capire una bella donna, carina. Ci stanno i complimenti, ma noi cessi. Noi uomini, come ho detto prima, dobbiamo cominciare a valorizzarci, a non deprezzarci. Comunque c'era uno che ha detto, noi uomini, noi donne, prima vediamo la foto come siete, e poi vediamo l'uso della grammatica come l'avete, e poi valutiamo se conoscere più o meno. E che è una selezione, gli ho detto, scusami, magari siamo Miss Italia, Miss Mondo, che dobbiamo essere selezionati, in base alla bellezza, in base alla grammatica, queste cose, che è una trova al lavoro, e non è conoscere una donna. Cioè è assurdo, cioè, questo poi è un cesso pure del resto, dico, scendete a piedistallo, che non siete nessuno, siete dei cessi, senza trucco, senza quello, non fate dei cessi, sono pure brutto, vedo la cupa che pulpito di qualcuno alla predica, però almeno non mi ergo a bellissimo, invece voi cessi, vedete, siete brutte, grazie a fitte cose, siete meglio. Per far scendere a piedistallo queste laide, bisogna, prima di tutto, non calcolarle più, non provarci più, non dargli più gioco, non fare più il loro gioco, perché altrimenti queste ci metteranno sempre i piedi sopra la testa. E non uscire mai, perché basta che fanno così, hanno tutta una scopata. Invece noi uomini dobbiamo sudare, sudare, sudare. Invece non le calcolassimo proprio, vedi questi come abbasserebbero la cresta, come fanno tutte le persone in questo mondo, perché la persona meno la calcoli e più ti insegue. Più rompi il cazzo e più si crepa all'eterno. Così è la vita.